Buonasera a tutti, apro questo giveaway, adesso è un piccolo giveaway, è uno di quelli piccolini che faccio ogni tanto perché sto studiando un giveaway oppure un concorso a video, su una cosa che ho in mente però un pochino indaginosa, quindi lo rimando, devo un attimino organizzarmi per quello, però intanto... Madonna, i miei capelli, ragazzi, devo andare dal parrucchiere. Lo rimando a quando riesco a organizzarmi. Intanto apro questo giveaway che si apre oggi, che è il 23 settembre. Quindi il concorso è valido dal momento in cui vedete questo video online. Fino al 15 ottobre, alla mezzanotte del 15 ottobre. Allora, questo giveaway consiste nel raccontarmi in un commento, ogni persona può lasciare un commento sotto questo video in cui mi raccontate il vostro primo bacio, mi raccontate com'è andata, le emozioni che avete avuto, quanti anni, insomma, quello che volete relativamente al vostro primo bacio. Poi non so se estrarrò oppure sceglierò il commento più carino. Vedrò, insomma, ve lo dico poi nel video in cui presenterò i premi, perché i premi sarà qualcosa di Essence, qualcosa di Elf e qualcosa di Lush. Aspetto di ricevere l'ordine che ho fatto all'Elf per dirvi cosa vi metterò della Elf. Vi metterò dei saponi della Lush di sicuro e qualcosa di Essence. Quindi nei prossimi giorni farò il video in cui farò vedere i premi. Allora, le regole per partecipare a questo giveaway sono iscriversi al mio canale, mettere questo video tra i preferiti e lasciare un commento a testa in cui mi raccontate il vostro primo bacio. Io vi racconto il mio, è stato a 15 anni, mi ricordo ancora la data, il 3 gennaio del 95. Non si può dire con chi perché poi dopo questo video lo condivido su Facebook e ci sono occhi orecchi indiscreti, però è stato uno dei ricordi più belli della mia vita, era inverno, subito dopo Capodanno. Ed è uno dei ricordi più belli della mia vita. E direi che 15 anni, insomma, anche un po' vecchiarella, perché insomma, al giorno d'oggi ci sono dei tempi molto più ristretti. Però ai miei tempi era ancora della generazione in cui a 12-13 anni giocavi con le Barbie, ecco. E io sono contenta così perché, sinceramente, non voglio generalizzare, però. Molte ragazze del giorno d'oggi tendono un pochino a bruciare le tappe ed è un peccato perché poi vorresti tornare indietro e non puoi più farlo. Quindi, molto semplicemente mi lasciate un commento. Mi dispiace che la webcam registra con l'audio tutto sfalsato, anzi rallentato. Mi lasciate questo commento in cui mi raccontate il vostro primo bacio, vi dovete iscrivere al mio canale e mettere questo video tra i preferiti. E nei prossimi giorni, appena ricevo l'ordine Elf, vi faccio un video in cui vi faccio vedere i premi. E spero che questo piccolo giveaway mi piaccia. E sono veramente, lo sapete, io i giveaway che faccio di solito sono brevi, simpatici, penso io, insomma, così senza pretese. Da un lato servono perché io voglio far conoscere il mio canale, non lo nego, e ovviamente il giveaway è una maniera per farsi conoscere. E dall'altro perché comunque mi piace condividere delle piccole cose con voi, come possono essere i commenti del giveaway, che ogni volta è un argomento diverso, e anche poter appunto sperare che i premi vengano vinti da persone che non hanno o modo di comprare sul sito della Elf o che non hanno nessuna OVS con l'Essence vicino, o nessuna bottega Lush per poter acquistare le cose Lush, quindi mi fa piacere in questo senso. Quindi vi auguro buona fortuna, spero che lasciate tanti commenti e vi mando un bacio. Domani penso di fare la review degli eyeliner colorati che ho comprato un po' di tempo fa dalla Froilen 38 e del set di pennelli sempre della Froilen 38, anche se ho il dubbio di aver già fatto questa review, quindi prima di fare doppioni squallidi vi faccio controllo, insomma, se non l'ho già reviewati, come si dice, fatto la review che è meglio, non facciamo le splendide. Vi auguro una buonissima serata anche da parte delle mie occhiaie, che a fine giornata proprio sono splendide, anche dei miei rasta.
Anche dal mio vestitino me l'avevo detto che sarebbe stato onnipresente, che magari voi pensate che non faccio mai la lavatrice, in realtà lo lavo ogni sera perché di notte dormo nuda e poi lo uso per casa, mi trovo molto comoda con questi vestitini. Dopo questo dettaglio che sicuramente mi interesserà moltissimo sui miei vestitini monotematici, vi saluto. C'è il gatto che sta leccando il tavolo, ma non c'è niente di commestibile sul tavolo. Solo che adesso si è resa conto che la gatta bianca sta mangiando e quindi sta andando a riempirla di botte. Anzi no, scusate, vuole entrare nel cassetto. Ombretta! Vuole entrare nel cassetto e tirare fuori tutto, non vuole andare a pestare il gatto. Quindi prima tirerà fuori tutto dal cassetto e poi andrà a pestare il gatto bianco. Detto questo, vi saluto e vi mando un abbraccio. Ciao ciao!